In diretta dal Palafiori di Sanremo per Book Sprint Edizioni presentiamo Chiara Recchia. Benvenuta Chiara. Il libro Carta Canta. Dobbiamo dire che già il titolo incuriosisce molto. Carta Canta. Perché la scelta di questo titolo? Perché i fatti raccontati si basano su ricerche d'archivio e quindi, come scrive, ben... la carta che sa ascoltare dice parecchio. Ecco, carta canta poi è un'espressione usuale per dire che quello che sta scritto rimane ed è certificato quasi, insomma, quindi non si sfugge, non si può dare un'altra interpretazione ed è inoppugnabile. Ecco, carta canta ha questo significato. Poi c'è anche un sottotitolo che spiega qual è l'argomento. Infatti, imputati, giudici, testimoni di tanto tempo fa nel territorio di Casalvieri, esatto, con annesse note storiche sulla chiesa collegiata e sul clero ricettizio della parrocchia. Devo dire che già, infatti, il sottotitolo, voglio dire, dice... Complica un po' le cose. Complica un po' le cose. Dice, però, per capire il significato bisogna veramente leggerlo, il libro. E questo richiede un po' di pazienza da parte del lettore e interesse per questo argomento, perché è un libro che in parte è un po' romanzato. Per lo più è un libro di storia locale che si basa sulle ricerche d'archivio, come dice... paesane, familiari e paesane, e ho cercato negli archivi la conferma e l'allargamento, l'approfondimento di queste cose. E questo è il motivo per cui dovrebbe interessare e interessa l'argomento e il libro ai cittadini di quelle zone. Però siccome c'è un approfondimento anche su note di legislative o di costume, proprio per spiegare come mai storiograficamente proprio le cose andassero in quel modo, siamo negli anni dal 1859 al 1862, quindi gli anni della formazione dell'unificazione d'Italia, insomma, è un momento molto difficile nella storia d'Italia e soprattutto per gli umili protagonisti di questa vicenda. Sì, ecco. Chi sono i protagonisti? Allora, il protagonista è un ciabattino ammogliato con figli che abita in un basso sopra il quale c'è il granaio della chiesa. Dalle assi sconnesse di questo vecchio edificio scende giù un po' di grano e il povero ciabattino con la moglie, diciamo, forse lo vede come il grano piovuto dal cielo, ecco. Insomma, approfitta, forse ne prenderà qualche chilo, finché il canonico, abbiamo, ecco perché arriviamo a parlare anche della chiesa e del clero ricettizio, eccetera, se ne accorge, lo denuncia alla Gran Corte Criminale, lui e la moglie, e quindi abbiamo la storia del processo. E per un po' di grano, poi... Per un po' di grano. Per un po' di grano, e poi... Partendo già da questa vicenda, che è quella che poi dalla via, la ricerca storica, cioè annesse e connesse, come mai, come funzionavano le cose, cosa significa clero ricettizio, per esempio, si ricostruisce un quadro che è sociale, storico, e anche di memorie, ripeto, familiari e paesane, perché senza volerlo e senza... ma con grande soddisfazione ed emozione, in questi archivi, seguendo la vicenda di questo umile protagonista, io ho trovato anche un po' la storia della mia famiglia, che non ha niente a che vedere con il protagonista, ma fra l'altro è un altro cognome, ma
sembrerebbe dall'identità di cognome che fosse quella la storia della mia famiglia, è un'altra, però io l'ho ricostruita proprio senza volerlo, anche un po' dei... Ecco, i miei libri hanno sempre a che vedere con la memoria e con la storia, la storia ufficiale e la memoria. E mi trovo, vuol dire, nel centro di un dibattito. Questa questione mi fa trovare, nel momento in cui cerco e scrivo, all'interno del dibattito che c'è oggi fra studiosi, fra i rapporti fra memoria e storia. La memoria collettiva, quella che si fonda sulle memorie singole, a volte non va d'accordo con la storia ufficiale. Ecco. E questo gli studiosi se ne sono accorti. Anche come mai questa discrepanza? Guardi, io ho presentato questo libro il 4 aprile del 2014, la prima volta, ed era da due giorni morto Jacques Le Goff, che è stato un grande storico e che ha trattato questa questione. E io ho approfittato al momento della presentazione del libro proprio anche di fare un po', diciamo, un discorso per dare onore a Le Goff, ma anche per aiutare la spiegazione di questo libro. Ecco, dice Le Goff, la memoria ufficiale, la storia ufficiale obbedisce e ha sempre obbedito a interessi di chi la vuole in un modo invece che in un altro. Non so, vuol dire, oggi noi festeggiamo il 2 giugno e il 25 aprile come momenti importanti della storia nazionale. Fino a non molto tempo fa si festeggiava il 21 aprile, che era il Natale di Roma, o il genetriaco del re, eccetera, eccetera. È la storia ufficiale che ha le sue ragioni. Lei ama molto la ricerca. Sì, molto, sì. Perché? Necessità di essere sicura? Io mi sento sicura. Un pochino una detective del passato. All'interno degli archivi io trovo un mondo. Cerca gli indizi giusti per avere la certezza di quello che poi andrà a scrivere, o perché sono proprio loro a stimolare quella che può essere la creatività? L'uno e l'altro. Io ho incominciato a cercare negli archivi per ricostruire certi momenti di storia di altri. E poi ho continuato per cercare conferme e approfondimenti per la storia familiare. E quando si va negli archivi poi si trova tanta di quella roba, si trova quello che si cerca e si trova anche quello che non si cerca, ma che è ugualmente interessante, come questa storia qui di questo povero ciabattino che viene condannato perché aveva approfittato, questo grande peccato aveva commesso, questo grande reato. Che poi è accusato proprio dalla Chiesa. Dalla Chiesa, cioè la Chiesa non è stata sensibile in questa occasione alla povertà dell'uomo. E quindi anche no. Perché comprendere il gesto, insomma. Sì, infatti, ma... Quindi, insomma, la sua visione della Chiesa qual è? No, io non direi che la visione... quello. No, voglio dire, io ho ricostruito fatti, situazioni che si reggevano su usi, costumi e leggi che erano dell'epoca, di quell'epoca. La Chiesa ha una storia lunghissima, diversa, e quindi un conto è parlare della storia della Chiesa di quel momento. Ci vuole un altro luoghi, libro. È un conto, no, ce ne sono di libri sulla storia della Chiesa, figuriamoci. Ma nel libro io faccio un confronto fra il comportamento di questo canonico che denuncia il ciabattino e la moglie e il vescovo dei Miserabili, quello che dona a Jean Valjean, che è il protagonista galeotto che gli va in casa, fuggito dal carcere, va in casa di questo vescovo e gli ruba i candelabri, cioè posate d'argento gli ruba. E poi viene preso dai gendarmi e quando lo mettono a confronto di questo vescovo, il vescovo dice, questa è una creatura insomma, dal romanzo di Miserabili, inventata, però vuol dire esistono anche nella realtà questi personaggi e sono esistiti, e questo vescovo dice, ma gliel'ho date io queste posate, anzi, perché non hai preso i candelabri, anche i candelabri dovevi prendere. Allora io faccio questo confronto, ci sono
comportamenti diversi, parlare della Chiesa in generale, dal mio punto di vista, significherebbe parlare di secoli e secoli di Chiesa. Ecco, lei va ancora negli archivi a ricercare, eccetera, invece la ricerca sul web che ormai... Certo, anche sul web, voglia. Sul web ci sono dei documenti digitalizzati e nella prefazione al libro dico magari fossero tutti digitalizzati i documenti d'archivio. Questa sarebbe una grande impresa che andrebbe a favore degli studiosi che, io dico, per facilitare, perché per andare negli archivi bisogna star partire, trattenersi sul luogo, eccetera. Significherebbe veramente mantenerli per sempre questi documenti, perché la carta anche si deteriora e si vede negli archivi quello che succede. E sarebbe una grande opportunità di lavoro, perché la digitalizzazione di tutto il patrimonio che è più grande dell'Italia è quello appunto dei beni culturali, gli archivi fanno parte dei beni culturali. Abbiamo tanta storia da tramandare, da conservare per poterla tramandare. Negli archivi c'è tanto, la digitalizzazione e quindi la ricerca su internet, io molte cose ho trovato. Non riguarda questa ricerca, però per esempio io ho trovato e ho potuto prendere gratis, senza nemmeno pagare nulla, dalle biblioteche di certe università americane, libri interi dell'Ottocento che mi interessavano e che in Italia non so, avrei dovuto fare non so quanti viaggi e per poterli ottenere. Bene. La digitalizzazione significa tanto. Allora, grazie ancora a Chiara Recchia per essere stata con noi e naturalmente carta canta. Carta canta. Finché non diremo...